Ciao Fulvio, allora siamo pronti, hai visto? Ciao Michele. Che ci fai di buono oggi? Non te lo dico, ma ti dico che restiamo in Sicilia. E io che ci abbino al piatto? Segui la mia ricetta e scegli un buon vino. Va benissimo, dai. A tra poco. Collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Martarosa. E dopo la festa in cucina con lo chef, con Fulvio Papagallo. Ciao Gigi. Fulvio. Ciao Gigi. Tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Ho sentito stasera, siamo io bene, stasera siamo in Sicilia. Sì, restiamo in Sicilia. Quanto è bella la Sicilia. Quanto è bella la Sicilia. Va bene, oggi è mercoledì, è puntata numero 51 della sesta stagione di In Cucina con lo Chef. Il nostro caro Fulvio, perché ha detto a Michele nell'anteprima, stasera siamo in Sicilia? Perché ci presenta, ci prepara e ci mostra come voi a casa, soprattutto, se lo seguite, potete prepararvi gli involtini di carne alla siciliana. Alla siciliana, esatto. Allora, dimmi tutto e parti velocemente, okay, che il tempo è il nostro nemico. Perfetto. Dimmi prima allora, gli ingredienti. Sì. Pan grattato, cipolla che è già tritato, fettine di carne tagliate sottili, manzo vitello, prezzemolo tritato, pinoli, uvetta passa che è già stata ammollata con l'acqua, della cipolla rossa tagliata a spicchi, pecorino, sale e pepe. C'è e il pecorino. E vergine d'oliva, sì. Vai, vai. Allora, primo passaggio da fare è rosolare la cipolla, quindi un po' di olio. E andiamo a rosolare la nostra cipolla. Io ho visto addirittura che tu ti sei già organizzato anche la leccarda, perché sì, questa tua ricetta va anche in va forno. Va al forno, esattamente. Quindi la cipolla la dobbiamo semplicemente rosolare, imbiondire un po'. Deve dorarsi. Sì, deve dorarsi un po', perché poi andrà messa dentro come ripieno insieme a tutti gli altri ingredienti che adesso vi farò vedere. Nel contempo, altra padella, sempre olio extravergine d'oliva e andiamo a tostare anche il pan grattato. Questa è una cosa che non ho mai visto. Questa è la cosiddetta murriga torrata, diciamo in Sicilia. Come? La murriga, murriga torrata. Significa la mollica tostata. Atturrata. Atturrata, esattamente. Quindi semplicemente olio e pan, e pan grattato. Per avere questa mollica. Mollica. Mollica atturrata. Perfetto. Dico bene? Sì. Questa è la base del nostro praticamente ripieno, no? Quindi questa mollica che diventerà tostata, che andremo a fare. Questa più che mollica è pan grattato. Questo è pan grattato, sì, però si però dice mollica. Voi dite mollica atturrata. È riferito al pan grattato, esattamente. La nostra cipolla sta andando e sarà la base del nostro. Questo è un bel secondo, esattamente, questo è un secondo, secondo da domenica, è da vero, importante. Nel mentre abbiamo la nostra ovetta e i pinoli da tritare. Cioè tu hai preso l'uvetta e l'hai solo bagnata. Esattamente, ammollo per farla, diciamo, ammorbidire un po'. Dopodiché insieme ai pinoli andiamo a tritare il tutto. Qua siamo, è tipico proprio. Sì, sì, qua andiamo proprio sul tradizionale siciliano. E, questi sono perché prelibatezze palermitane. Ecco, ricordiamo che Fulvio è di Agrigento, della sì, provincia di Agrigento. Vive a Roma, ha girato un po' l'Italia. Una cosa che ho letto, bella, che sì, mi ha incuriosito, nei tuoi vari giri che è giustamente di lavoro, nelle varie città dove sei stato appunto per ragioni professionali, ho letto questo trafiletto che aggiungo il prezzemolo. Mi ha incuriosito. Sì. L'esperienza torinese, perché hai lavorato a Torino, sì, sì, viene arricchita anche dal lavoro presso un'importante azienda di catering, dove praticamente eri chef tu in questa, sì, azienda di chef di cucina. Svolgevo il ruolo di chef, erano tante, diciamo, tante brigate. E il tuo corregionale, tale Franco Battiato, sì,
ha festeggiato il suo compleanno al Castello di Torino, sì. A Castello di Torino. E tu hai cucinato. Sì, esattamente. È stata un po' una sorpresa perché noi non lo sapevamo, io l'ho scoperto mentre mi trovavo là. Ma sei andato a dire: maestro, io sogno siciliano. Purtroppo no, sono stato in cucina, però. Come gli avresti detto? Dimmelo in dialetto. Come ho detto io. Sogno siciliano con Mattia. Stasera te lo faccio mangiare buono. No, perché lui è di Catania. Sì, lui è catanese, poi tra l'altro è uno dei miei cantanti preferiti. Beh, insomma, è stata veramente maestro, un'esperienza davvero, davvero importante. La cipolla è pronta, ecco. Andiamo a versare dentro il nostro composto che stiamo creando. Lì c'è il prezzemolo. L'uvetta passa, i pinoli che abbiamo tritato, adesso abbiamo aggiunto la cipolla, il pecorino, insomma tutti ingredienti da aggiungere per formare questo ripieno. Nella cucina siciliana il pecorino c'è sempre, eh? Sì, sì, perché noi lo usiamo come formaggio, diciamo, principale, sia il pecorino che la ricotta salata, insomma tutto quello che è pecora entra sia nella cucina che nella pasticceria siciliana. Come infatti i vostri cannoli. Il ripieno di cannoli. Perfetto, questo Torino che sentite, il tostato della lo sento nostra... solo io. Tu parli al plurale, ma lo possiamo solo raccontare. Lo sentono i tecnici. Esattamente. Bene, possiamo anche spegnere perché abbiamo terminato la parte preliminare. Adesso andremo ad aggiungere questa mollica che vedete ha preso un bel colore dorato. Anche questa va nella... Anche questa va dentro, esatto. Non useremo uova, qua parliamo comunque di cucina tradizionale, quindi cucina fondamentalmente povera, con ingredienti... di base. Di base, esattamente. Ok, adesso per ammorbidire il tutto aggiungiamo il nostro olio extravergine d'oliva. Ci vuole un po' d'olio. Dobbiamo rendere umido questo composto. Umidificare. Umidificare, esattamente. Lo umidifichiamo con il nostro olio extravergine d'oliva. Andiamo a girare per bene tutto. Quindi, questa ricetta è palermitana. Questa ricetta sì, è palermitana. Sì. La domenica. Esattamente. La domenica, sì, questo è un piatto... Delle feste domenicali, esattamente. Qua vi ricordo che per approfondire chi è Fulvio, diciamo, il suo mondo, basta che vi andate su internet e www.fulvioleSueRicette.it. Esattamente, e lì c'è, diciamo, proprio il mondo di Fulvio. Ok, adesso fette di carne, un po' di ripieno al centro. Sposta i pinoli, Fulvio, spostali così Francesco vede meglio, inquadra meglio. Lo ripieno e lo andiamo a chiudere, avvolgendolo su se stesso. Questa è l'operazione, diciamo, per esattamente, questa avere è l'operazione l'involtio da fare. Quindi avvolgere, diciamo, verso il centro e girare così, formando il nostro involtino. E continuiamo sempre così. Mettendo il ripieno al centro e girando su se stesso. Non esagerato. Tu hai tagliato 4-5 fettine di carne. Sì, sì, sì. Poi ovviamente le potete fare più o meno grandi come li preferite, insomma, ma diventerà uno spiedino alternato con l'alloro e la cipolla. Va bene. Abbiamo, la cipolla rossa. Fulvio, a questo punto ne hai preparati due, tu prosegui. Ne farai più, noi mandiamo la pubblicità. Rientriamo. Va bene. Dopo che li hai tenuti in forno il tempo necessario, giusto? Sì, sì. E vieni a trovarci. Non c'è una cottura abbastanza lunga, insomma, un quarto d'ora e adesso pronti. Vieni a trovarci Michele Travaglini e vediamo. Perfetto. Che cosa vino abbinare. Ha pensato dopo aver seguito da dietro le quinte la tua ricetta, va bene? In cucina con lo chef, Gigi e Fulvio tornano immediatamente. A tra poco.
Caro Fulvio, i nostri involtini... Buonasera Michele. Ciao Gigi, ciao Fulvio, ben ritrovato. I nostri involtini sono pronti, involtini di carne alla siciliana, abbiamo detto il secondo della domenica palermitana, come dici tu? Esattamente, palermitana. Palermitana. Che poi perché dite voi, baciamo le mani? Perché bacio? Baciamo le mani è un segno di rispetto, perché uno quando, no, il classico bacio a mano che si fa alle persone che si rispettano. Quindi baciamo le mani. Esatto. Baciamo gli involtini qua, baciamo. Che belli. Michele, è vero, altro che le mani. Baciamo gli involtini, grazie, fu veramente, complimenti. Proprio qui c'è la Sicilia, c'è la, sì, qui c'è la parte proprio storica. Storica, no? Esatto. È vero? E io ti inviterei a fare lo changé con va il nostro bene, caro prego. Michele. Gigi, io mi avvicino alla mia scelta. Tu ti avvicini alla tua zona e... Dai. Zona vino. Zona, allora, zona Martarosa. Beh, io per questo secondo sicuramente abbinerei un rosso. In questo caso, insomma, ci avviciniamo alla Sicilia con un Montepulciano che, insomma, che è de Molise. Un Montepulciano che viene da un vigneto di 50 anni, ha un bel corpo, una morbidezza, insomma. Però con un secondo così. Sì. È un buon rosso, ci sta, eh? Ci sta assolutamente, perché c'è un bel ripieno, insomma, bei sentori, dopodiché, insomma, è passato anche in forno. Comunque un bel secondo che merita appunto un bel quindi, rosso. Se un a rosso... casa vi preparate gli involtini di carne alla siciliana come questi qui che ci ha appena presentato sì. Il nostro amico Fulvio, abbinateci un buon Montepulciano rosso. Montepulciano, in questo caso un Montepulciano che non, insomma, che non ha un affinamento in legno, solo in affinamento acciaio, mantiene molta frutta, anche un tannino molto morbido, che secondo me va è bene, un ottimo. Va bene. Grazie Michele, grazie e soprattutto grazie Fulvio. Grazie a voi. Torna a trovarci, mi raccomando. Sì. Ciao a tutti, Cucina lo Chef, domani è giovedì, un'altra puntata, un'altra bontà, ve la posso assicurare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Martarosa.